importante, conferenza stampa, senti, devo dire che con estremo orgoglio e onore abbiamo questa opportunità di avere con noi il ministro Schillaci che ci rivolgerà un saluto e poi dopo 3 giorni di G7 ripartirà per Roma. Però questa concomitanza non poteva essere perduta perché per la regione Marche la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro significa il più grande investimento mai messo a terra in termini finanziari, ma anche, diciamo, in termini di importanza, perché sappiamo che l'ospedale di Pesaro ha avuto una procedura, una storia ormai ultradecennale. Allora io non voglio rubare spazio, però mi fa veramente enorme piacere avere il ministro qua proprio al termine del G7 a condividere questo momento epocale per la nostra regione con noi. Gli passo subito la parola. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Devo dire che veniamo da una 3 giorni molto intensa, ma anche di grande soddisfazione, che ha dato modo a tutti gli ospiti internazionali che venivano da tutti i continenti anche di apprezzare l'organizzazione italiana e l'organizzazione del Comune di Ancona, delle Regioni Marche, per cui ringrazio il presidente Acquaroli, perché è stata veramente una collaborazione importante che però in questi 3 giorni ha dato i suoi frutti. Abbiamo discusso di temi significativi, c'è stato finalmente anche l'Italia ha una strategia per combattere l'antimicrobico resistenza, di questo sono molto contento, ci saranno dei fondi messi per questo in finanziaria e non potevo non mancare oggi quando il Presidente Acquaroli mi ha detto che c'era questa opportunità realizzata tra l'altro con l'articolo 20, quindi con finanziamenti del Ministero e credo che sia importante rinnovare gli ospedali italiani con progetti che siano al passo con i tempi, che siano sostenibili, che siano delle strutture più moderne anche per i pazienti. Abbiamo degli ospedali obsoleti, cercheremo per quanto possibile di rifinanziare l'articolo 20 anche quest'anno in finanziaria e credo che questo sia un segnale molto importante per tutta la regione. Come ho detto al G7 abbiamo scelto le Marche anche perché l'ospedale il Policlinico Universitario, l'azienda ospedaliera universitaria delle Torrette da 2 anni è risultata nelle classifiche del Ministero di Agenas il migliore ospedale pubblico italiano e quindi questo era anche un segnale di attenzione oltre che verso la regione, anche verso la sanità di questa regione, verso la giunta presieduta da Francesco Acquaroli. Quindi sono convinto che questo è un progetto importante che porta un nuovo ospedale al servizio dei cittadini, credo 350 posti letto, mi dicevano 382, quindi credo che sia un modello nuovo insieme poi alla sanità territoriale che è l'altra gamba sulla quale noi contiamo, c'è piena collaborazione con il Presidente, con le Regioni e quindi sono certo che i cittadini marchigiani avranno una sanità ancora migliore con Acquaroli. Grazie e io non vi rubo altro spazio. Accompagno il ministro. Buon lavoro. Allora, è un momento importante, come diceva il Ministro, che ha sottolineato un elemento. Gli ospedali italiani sono purtroppo ormai superati, superati dal tempo che passa e non ci sono stati investimenti che servivano nei decenni passati per rinnovare l'edilizia sanitaria ospedaliera delle Marche. Il Presidente Acquaroli, insieme alla sua giunta, insieme al collega Filippo Saltamartini, assessore alla sanità e vicepresidente, e tutta la giunta hanno deciso sin dal proprio insediamento di rinnovare il patrimonio edilizio sanitario ospedaliero della nostra regione. Lo facciamo con oltre 1 miliardo di investimenti già disponibili sulle strutture marchigiane nel bilancio della nostra regione. Oggi siamo qui a firmare
il contratto con la società, il raggruppamento temporaneo di professionisti, che ha vinto la gara per la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro. Siamo qui oggi, lo potevamo fare qualche mese fa, perché legittimamente, secondo quello che prevede l'ordinamento giuridico, la seconda in graduatoria ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Il Tribunale Amministrativo Regionale, proprio in queste ore, ha riconosciuto invece la linearità della procedura della stazione appaltante della Regione Marche e ha respinto il ricorso. Quindi oggi firmiamo e si sottoscrive il contratto con il raggruppamento di professionisti, che tra l'altro sono qui presenti, i rappresentanti che hanno vinto la gara, con l'impegno di correre il più velocemente possibile per dare alla seconda città della nostra regione, poi per proseguire su Macerata e San Benedetto del Tronto, dei nuovi ospedali all'altezza delle sfide che dobbiamo affrontare in questi anni e dovremo affrontare nel futuro. Siamo soddisfatti perché, lo accennava prima il Presidente, siamo nella giornata di chiusura del G7 Salute che si è tenuto nella nostra regione e si apre e continua una nuova pagina della Giunta Acquaroli, che vuole una riforma al servizio dei cittadini in tutti i territori, e oggi la coincidenza ha voluto che si firmi il contratto per la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro, il più grande appalto mai, realizzazione, opera pubblica mai realizzata nella storia della Regione Marche. Io di questo do grande merito, devo dire, alla tenacia e al coraggio del Presidente Acquaroli, che a me come edilizia sanitaria ospedaliera e a Filippo come Assessore alla Sanità ha dato il compito di rinnovare questo patrimonio in tutti i territori della nostra regione. Concludo, credo lasciando la parola all'Assessore Saltamartini, concludo dicendo che un ringraziamento va ovviamente a tutti i progettisti che hanno vinto la gara, che dovranno accettare la sfida di tenere testa ad una regione che vorrà l'ospedale più all'avanguardia d'Italia, proprio a Pesaro, perché dovrà essere il più moderno necessariamente, e un ringraziamento all'architetto Goffi, direttore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, ma anche all'ingegner Bartoli e a tutti i suoi collaboratori dell'edilizia sanitaria ospedaliera della nostra regione, perché hanno una sfida davanti davvero importante, non solo su Pesaro, ma su tutto il territorio. Grazie. Aldo Salvi. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Volevo prendere lo spunto proprio da quello che ha detto il Ministro. Lotta verso i germi multiresistenti, per dire questo, che nuovi ospedali non significano solo fatto estetico, oltre alla sicurezza e quant'altro, ma significa anche poter portare avanti in modo più appropriato questa lotta contro i germi multiresistenti, che è un problema veramente importante, è un problema su cui veramente bisognerà agire. E perché è questo? Perché chiaramente ospedali costruiti con moderne tecnologie, con moderni flussi laminari, con superfici ben studiate in modo tale che non ci siano anfratti, che noi magari non vediamo, ma nelle vecchie tecnologie dove si annidano i germi, e quindi siano più facilmente sanitizzabili, sono elementi fondamentali per questa lotta, non gli unici ma sicuramente molto importanti. Detto questo, poi chiaramente un nuovo ospedale dà altre opportunità, quindi non solo estetiche ma anche dal punto di vista clinico e operativo, i migliori percorsi, la migliore rapidità di intervento, migliore connessione e quant'altro. Quindi è corretta la politica di rinnovare piuttosto che ristrutturare, cioè di fare del nuovo i nuovi ospedali piuttosto che ristrutturare i vecchi, che comunque sarebbero molto condizionati. Questo è molto importante, questo sta perseguendo la Giunta del Presidente Acquaroli.
Grazie sottosegretario. Se il Presidente mi permette, lasciare la parola un attimo ai nostri tecnici, all'architetto Goffi e all'ingegner Giuliani, che è il rappresentante del SD Partners, il raggruppamento temporaneo di professionisti che ha vinto la gara, se ci raggiunge. Prego, architetto. Sì, le indicazioni progettuali che erano state date dalla Regione, che sono state poi ottemperate da parte dei progettisti, siamo in fase di progettazione, riguardavano un ospedale, come dicevamo, attento per quanto riguarda tutta proprio la macchina funzionale, quindi attenti ai percorsi, ma anche un ospedale che funzioni perfettamente anche in caso di sisma, quindi con tutti gli isolatori sismici, e non è un obbligo di legge, è una possibilità sotto questo profilo, è un ospedale a consumo zero, quindi con molta attenzione anche ai costi delle manutenzioni future. Le indicazioni che avevamo dato poi come Regione è anche quella di presentare un progetto di qualità che si inserisse anche nel tessuto, perché stiamo parlando di un ospedale in prossimità di un quartiere, e oltre a questo ha un rapporto anche con gli spazi aperti esterni, quindi un'attenzione anche alla qualità con gli spazi aperti, con il parco retrostante all'ospedale, che è sempre di proprietà dell'azienda, e anche, come dire, col fronte della via principale. Quindi abbiamo iniziato un percorso che oggi finalmente si concretizza, no? Con la firma, ingegnere, un percorso che ci porterà a gestire, questo chiederemo adesso ai progettisti, sia da una parte il progetto esecutivo velocemente per le demolizioni, e poi contemporaneamente si porta avanti il progetto per quanto riguarda il progetto di fattibilità tecnica economica, che poi è quello che andrà in gara per i lavori. Passerei la parola all'ingegner Giuliani per alcuni aspetti del progetto o per quello che stiamo appunto facendo. Buongiorno a tutti. Le linee guida che erano fatte bene, che ha prodotto, come dire, la Regione Lombardia, già la Regione Marche, scusate. Dettagliavano, sono originario delle Marche, a dire il vero, della provincia di Ascoli Piceno, dove sono nato, ma capito, mi è sfuggito Lombardia perché qui stiamo parlando di eccellenze e la nostra società è cresciuta negli ultimi 30 anni, direi, con proprio la sanità lombarda che tutti conoscono. Torniamo alla Regione Marche, che è anche la mia terra d'origine, anche se ci ho vissuto poco. Stavo dicendo che le linee guida preparate da Regione Marche erano già, come dire, attente, no? A tutta una serie di problematiche, sia ambientali sia energetiche, sugli edifici a zero consumo, sul, come dire, dettagliando un'eccellenza che devo dire che fuori dalla Regione Lombardia ho incontrato poche volte. Mi permetto anche di spendere una parola sugli aspetti, come dire, della direzione sanitaria, dei RUP, eccetera, perché non è facile. Noi lavoriamo in tutta Italia e un po' in tutto il mondo, compresi paesi evoluti dal punto di vista ospedaliero, e vabbè, ho trovato una professionalità nelle persone che mi ha veramente colpito in senso positivo del termine, perché non è semplice trovare i funzionari bravi. Detto questo, abbiamo iniziato sostanzialmente a ipotizzare l'ospedale, abbiamo i parametri per farlo, siamo in una fase, diciamo, avanzata di studio, avevamo già presentato, in dipendenza della stipula del contratto, come dire, dell'approfondimento alle linee guida. Mi sembra che la struttura tecnica sia abbastanza soddisfatta. Adesso stiamo curando
nel dettaglio, proprio sto parlando degli ultimi giorni prima di avere la stipula del contratto per via di tutte le problematiche del ricorso che sono già state dette, gli aspetti ambientali, cioè l'inserimento, perché il contesto è complesso. Complesso, se posso permettermi, credo senza voler intromettermi in una scelta che è spettata negli anni alla politica e non certo ai professionisti, in un contesto complesso, ambientale complesso. Però lì va fatto, e quindi sorgono tutta una serie di problematiche complesse che stiamo affrontando, perché per noi, come dire, la macchina, fra virgolette, non mi piace mai usare questo termine, perché prima di tutto un ospedale deve essere umanizzante, piacevole. Sulla macchina, come dire, tecnica, credo che non abbiamo problemi, chiedo scusa della presunzione, ma non sono presuntuoso per chi mi conosce bene e voi non mi conoscete bene per motivi di circostanze. E quindi crediamo nel giro breve di riuscire a chiudere l'aspetto ambientale, che è quello attualmente più complesso. Tralascio la macchina, perché quella siamo capaci di farla. Questo è tutto, chiedo scusa del tempo impegnato. Sì, dico solo una cosa, chiaramente l'aspetto ambientale è un aspetto interessante, anche una sfida, no? Una sfida, perché il rapporto col parco, il rapporto con la città tende a creare, come dire, un edificio, tra virgolette, una macchina funzionale ma anche integrata, esteticamente interessante. Prego, no, ringrazio l'architetto Goffi e l'ingegner Giuliani con tutta la squadra dei progettisti, perché vi do solo una suggestione. Il tetto del nuovo ospedale dovrà essere una prosecuzione di un parco e di un bosco che noi abbiamo nel colle, ai margini dell'ospedale, nel colle. Cioè l'ambiente dovrà essere dominante rispetto a questa architettura che è stata affidata anche da un punto di vista estetico ai nostri progettisti. Per questo la gara è stata mirata a scegliere i migliori progettisti, ovviamente compresi gli altri che hanno partecipato, poi i punteggi si spostano poi su valutazioni oggettive che fa la commissione, perché sapevamo di inserire in un contesto particolare il nuovo ospedale all'interno di un quartiere, quindi l'ospedale diventerà parte vissuta del quartiere con questo bosco che si svilupperà anche sul tetto del nostro ospedale, che avrà livelli sfalsati, cercando di seguire le curve proprio della collina, l'andamento della collina che sta alle spalle. Quindi è un'opera ingegneristica anche bella da un punto di vista architettonico. Con questo io passo la parola al collega assessore della sanità, Filippo Saltamartini, che poi è una parte importante, quella di potenziare la sanità nei nostri territori. Allora, questa è una conferenza stampa, naturalmente ci conosciamo con molti dei cronisti, io devo aggiungere che un ospedale si fa ogni 50, 60, 70 anni, quindi bisogna tener conto. La progettazione guarda naturalmente il futuro, nel senso che gli spazi sono molto più ampi. Ma per quanto riguarda la sanità, devo aggiungere che all'interno di questo ospedale ci saranno delle tecnologie assolutamente all'avanguardia, quindi questo non è un ospedale delle Marche, ma uno dei più nuovi ospedali in Europa, non solo nella nostra regione. Questo farà sì che determinerà un'attrattività per i professionisti a lavorare in un ospedale nuovo con altissime tecnologie. In seconda analisi avrà anche un'attrattività sul territorio, proprio per eliminare quel problema della mobilità passiva, che lo voglio ricordare soprattutto ai giornalisti, c'è cioè in ogni regione. Se voi andate a vedere la classifica, l'Emilia Romagna c'è la mobilità verso la Lombardia, l'Abruzzo c'è verso le Marche e così via. È un fenomeno che esiste addirittura anche nei paesi europei.
noi naturalmente stiamo cercando di governarlo attraverso nuove strutture e soprattutto potenziando il sistema sanitario. Mi piace anche ricordare, e ho concluso, sul fatto che a Pesaro lavorano dei professionisti di altissima caratura. Naturalmente i giornalisti fanno il loro lavoro, ma non c'è stata nessuna fuga, nel senso che non ci sono stati dei sommovimenti come quelli che erano stati paventati, e naturalmente questo accade anche perché ci sono ingenti investimenti sul sistema. L'ultima questione sulle tecnologie, poi avremo modo di tornarci. Siamo una delle regioni che si è rinnovata negli ultimi anni più di ogni altra, ci sono delle classifiche importanti, e soprattutto nelle prossime settimane inaugureremo delle straordinarie macchine, PET, TAC, risonanze magnetiche e così via, e stiamo formando anche il personale. Vorrei ricordare che le 150 borse di specializzazione aggiuntive stanno portando i loro frutti. Non per ultimo, lo dico per gli ingegneri, ma i giornalisti lo sanno, siamo tra le prime 5 regioni benchmark in Italia, insieme a Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ingegnere. Quindi siamo calcolati sui LEA, sull'adempimento LEA, ma sappiamo che l'adempimento LEA non è esaustivo della domanda, quindi ci sono dei problemi sulle liste d'attesa che sono oggettive, ma l'impegno del Ministro è stato assolutamente icastico, evidente. A giugno ha portato un disegno di legge sulle liste d'attesa, è stato approvato il 31 luglio, ci sono degli investimenti, mi pare che il sistema sanitario non sia quello di una volta, poi lo vedremo naturalmente all'esame dei numeri, perché quando si dà un giudizio sulla sanità bisogna sapere anche l'esame degli impieghi finanziari e così via. Se mi permettete, anche su questo punto, un timbro della Corte dei Conti, no? Sulla sanità delle Marche, al di là di ogni critica, ogni valutazione, mi sembra la testimonianza più eloquente dell'organo costituzionale deputato a valutare la congruenza tra l'impiego finanziario e il risultato. Poi se l'impiego finanziario, naturalmente come sappiamo, il nostro paese si può permettere quello, è chiaro che ognuno poi può dire la sua. Io ringrazio il Presidente Acquaroli, il Sottosegretario Salvi, ma soprattutto il collega Baldelli. Noi abbiamo queste deleghe nelle Marche spacchettate, in altre regioni l'assessore alla sanità che ha pure l'edilizia. Io sinceramente non sarei stato in grado di fare la riforma del piano sociosanitario e tutto il resto se non ci fosse stato Baldelli, quindi è stata una, diciamo così, un'organizzazione ottimale delle deleghe all'interno della Giunta, e per questo ringrazio il Presidente. Grazie. Io oltre che ringraziare tutta la squadra di governo, gli uffici e anche il supporto di tutta la maggioranza, voglio insomma fare una valutazione molto breve. Da tantissimi anni la realizzazione dell'ospedale di Pesaro era sul dibattito politico della città e della provincia, e l'ospedale di Pesaro rappresenta la struttura ospedaliera più a nord della nostra regione. Penso che questo tipo di risposta, sperando che i tempi del cantiere possano essere i più brevi possibili, e anche per vedere il completamento dell'opera, perché abbiamo avuto nella nostra regione delle esperienze, se penso ad Irca, no? Un ospedale che era stato cantierato più di 10 anni fa e che ora sta vedendo la fine di un calvario allungato, durato tantissimi anni. Ecco, quindi in Italia non si può mai parlare con troppa certezza e sicurezza, però avendo veramente fatto tutte le cose per bene, spero che fra qualche anno la città di Pesaro, la provincia di Pesaro Urbino, potrà avere una struttura nuova, funzionante. Mi permetto di dire le Marche potrà contare su una struttura dal punto di vista tecnologico assolutamente all'avanguardia per sicurezza e anche per spazi. Non sicuramente i dottori non sceglieranno di spostarsi da una struttura all'altra per la novità o per solo per la, cioè per la struttura dell'ospedale, però penso che tutti coloro che lavorano in un'azienda, per tutti coloro che lavorano in un'azienda, avere spazi più sicuri, più nuovi, più confortevoli, e per i pazienti stessi, per quello che diceva prima il sottosegretario Salvi, che sono aspetti fondamentali,
quello della sicurezza del paziente, possa essere un orgoglio e una capacità attrattiva. È un investimento importante perché siamo oltre i 200 milioni di euro e forse è l'investimento più importante che mai la Regione Marche ha cantierato direttamente, quindi veramente è un grande orgoglio, un'enorme soddisfazione. Speriamo quanto prima di poter realizzare la posa della prima pietra e quanto prima ancora vederlo completato. Mi permetto veramente, per ultimo, siamo alla conclusione del G7 e abbiamo visto come tanti abbiano apprezzato i numeri che caratterizzano la sanità della nostra regione. Ora mi permetto di dire che in tempi assolutamente complessi non solo si è riusciti a portare a compimento la riforma delle aziende, il piano sociosanitario, si stanno scrivendo i nuovi atti aziendali, oggi c'è la firma per la realizzazione dell'ospedale di Pesaro, fra qualche giorno, qualche settimana si procederà per la realizzazione del nuovo ospedale di Macerata, si sta correndo velocemente verso il completamento del cantiere di Fermo, Irca e Amandola, stanno partendo un'enorme quantità di cantieri sulle case della comunità e PNRR, si sta procedendo anche alla realizzazione dell'ospedale di San Benedetto, tutto questo in 4 anni, di cui 2 passati a gestire la pandemia. Quindi io mi permetto di dire, in una giornata, in un periodo, 3 giorni veramente particolari per Ancona, per le Marche, per tutti noi, in un contesto come quello che stiamo vivendo in questo momento, col Ministro che è venuto a portare un saluto a questa conferenza stampa, di esprimere l'enorme soddisfazione, perché la sfida è enorme, della salute e della sanità. I numeri che caratterizzano la salute e la sanità a livello globale sono complessi, però voglio guardare in questa occasione il bicchiere mezzo pieno, perché credo che solo guardando le criticità dobbiamo dare risposte, ma guardando anche gli aspetti positivi possiamo far crescere il nostro sistema. Essere critici nell'individuare appunto le questioni da migliorare, ma saper guardare anche quelle eccellenze che ci vengono riconosciute e dico sommessamente che in tanti ci invidiano. Quindi veramente grazie a tutti, perché questi risultati sono il frutto non di un presidente o di una giunta, ma di una squadra che parte dal presidente e dalla giunta, ma poi finisce nelle strutture, nei territori, con tantissimi professionisti che quotidianamente si impegnano al massimo per erogare le migliori prestazioni. Ecco, quindi questa era una valutazione che mi sento veramente di condividere con voi, perché l'ospedale di Pesaro è un grande traguardo, ma è uno strumento, non è la fine, è lo strumento che deve dare qualcosa in più a tutto un sistema. Grazie. Se ci sono domande, altrimenti andiamo a pane nostro. Velocissimo, abbiamo messo in piedi un percorso parallelo, preparazione dell'area e costruzione del nuovo ospedale. Per la costruzione del nuovo ospedale la società SD Partners ha a disposizione a termini contrattuali 4 mesi, 120 giorni per la costruzione. Poi il progetto verrà verificato, una volta verificato andrà in gara la costruzione, anche lì in tempi rapidissimi abbiamo chiesto alla SUAM mentre stiamo preparando l'area, ossia abbattiamo gli edifici esistenti che devono essere rimossi per la costruzione del nuovo ospedale e nel frattempo prepariamo anche tutta la nuova viabilità di accesso all'area. Quindi l'ufficio si è organizzato e la regione si è organizzata in maniera tale da non avere tempi morti nella realizzazione del nuovo ospedale, con dei tempi leggermente traslati a causa ovviamente di un ricorso, di una pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale, ma una variabile che non dipende ovviamente dai tecnici che progettano. Si è chiusa in queste ore e abbiamo subito dato corso alla firma del contratto e all'avvio dei lavori.
Io faccio un riferimento senza fare esprimere i tecnici. Sui dati è sempre molto difficile i tempi di realizzazione perché ci possono essere delle interferenze e dei problemi. Io con Filippo, il presidente, ci siamo insediati circa oltre 45 mesi fa e dell'ospedale Irca non avevamo nulla. Tra qualche settimana rimuoveranno le maestranze e le impalcature. Significa che una pubblica amministrazione che lavora bene, con determinazione, diciamo in un arco di 5 anni realizza un edificio ospedaliero efficiente e all'avanguardia. Questi sono gli obiettivi e i tempi tecnici necessari, su esperienza che viviamo tutti noi a D'Ancona. Grazie.